Musica e parole si incontrano sullo stesso spartito per comporre la colonna sonora della rassegna Concerti in Villa, promossa dall'Assessorato alla Cultura con la direzione artistica del maestro Attilio Bergamelli di Associazione Musica Rara. Aperta con successo venerdì 24 giugno dalla coinvolgente esibizione di Livio Gianola, che ha trascinato il pubblico in un viaggio mediterraneo, seguendo sonorità spagnoleggianti, e da Silvia Pezzotta, la manifestazione continua. Continua all'insegna di storie d'amore e di mare con Eno Carden venerdì 8 luglio in Villa Ambiveri. Spettacolo inserito nel cartellone del Festival Desidera per protagonisti la voce recitante di Fabio Zulli ed Emanuela Piemonti al pianoforte, per dare vita a un'opera che si inserisce nella storia della musica. Testo di straordinaria forza poetica, Enoch Arden di Lord Alfred Tennyson divenne un bestseller, sino ad essere tradotto in musica da Strauss, con forte sensibilità teatrale e scansione narrativa. Il terzo appuntamento, sempre ingresso gratuito, sino esaurimento posti, si terrà venerdì 22 luglio in Villa Tassis, con le atmosfere raffinate di Dal Sol Levante all'Italia dell'amore. Il duo pianistico, nonché coppia nella vita, Luca Colombo e la giapponese Sujiko Shinen, eseguirà un programma francese da composizioni di Debussy, Ravel, Poiret e norvegese Grieg. Alcuni canti danteschi dell'inferno si legheranno alla musica seicentesca e contemporanea, proposta invece venerdì 5 agosto al Castello Rivola per Nel mezzo del cammina, a cura della voce narrante di Elena Zegna e i flauti di Ubaldo Rosso. Si chiuderà venerdì 9 settembre in Villa Ambiveri con Dal vecchio al nuovo mondo e l'esibizione del quartetto Maffei, alle prese con musiche di Haydn, Schubert, Dvorak. A conclusione di un percorso che intreccia melodie classiche a ritmi latini, mediterranei, afroamericani e contemporanei, all'insegna di cultura musicale e letteraria. Buon ascolto!